Allora, buon pomeriggio, io sono Marco Candida e il libro di cui parliamo oggi è La talpa di John le Carré. Perché parliamo di questo libro? Perché è connesso in qualche modo, che adesso vedremo, a quest'altro libro, Il Signore delle Mosche di William Golding, di cui abbiamo già parlato in un video precedente per la biblioteca. Nel Signore delle Mosche di William Golding avevamo detto, ci eravamo accorti di una cosa, partendo da un assunto molto concreto, ossia nel Signore delle Mosche si racconta la storia di un aeroplano che precipita in un'isola deserta. È un big crash. Dall'aereo fuoriescono i superstiti e sono tutti ragazzini. E questi ragazzini, vivendo nell'isola deserta, dopo un poco cercano di darsi un autogoverno, soltanto che falliscono. E allora la domanda, molto semplice e concreta, è questa: insomma, ma William Golding che cosa si aspettava da questi ragazzi? Davvero pensava che dei ragazzini di 12, 10, 13 anni sarebbero riusciti a dar vita a un governo illuminato senza cadere negli istinti primordiali e finendo per farsi la guerra, scannarsi uno con l'altro? In effetti avevamo individuato proprio all'inizio e alla fine del libro la risposta a questo quesito. E cioè la risposta a questo quesito è i ragazzini sono inglesi e quindi essendo inglesi ci si sarebbe aspettato da loro una capacità in più per appunto dar vita a qualcosa di meglio che a una forma di governo che poi è scaduta in una sorta di faida e di continui scontri interni. Quindi c'è questo discorso sottile, è un'interpretazione piuttosto inedita questa, però è presente nel libro. E appunto, quindi un forte richiamo, un forte attaccamento all'inglesità, al fatto di essere inglesi. Gli inglesi hanno qualcosa in più, gli inglesi sono in grado di fare qualcosa di meglio. E nella talpa di John le Carré troviamo a un certo punto in un passaggio, a pagina 281 di questa edizione, qualcosa che si riaggancia a questa concezione di William Golding sull'inglesità. Quindi non vogliamo dire che John le Carré avesse in mente Golding quando ha scritto queste parole, ma vuol dire che questo modo di intendere l'inglesità è presente tra appunto gli inglesi. Riassumiamo anche qui brevemente e rozzamente la trama, la storia di questo famosissimo racconto di romanzo di John le Carré, che è probabilmente anche il suo migliore, se non tra i migliori. E come dice il titolo, che è una traduzione non fedele dal titolo originale, parla di una talpa, cioè all'interno dei servizi segreti inglesi, britannici, c'è una talpa, cioè una spia delle spie, una spia che lavora per conto, del KGB, di Mosca, diciamo, e che passa informazioni a Mosca. La storia è raccontata alla Le Carré, cioè parlando di spiocrati, di funzionari che gestiscono reti di agenti e reclutano agenti dove possono, ovunque possono. E quindi non ci sono scene d'azione, ma ci sono tanti dialoghi, tante allusioni, per esempio queste informazioni che vengono passate a Mosca, eccetera, di queste informazioni
Il lettore non sa nulla, non si sa di cosa stia esattamente parlando, si sa che però sono informazioni rilevanti. E quindi in questo modo molto fumoso, ma anche molto, molto efficace di raccontare di Jean Le Carré, insomma si parla di questo funzionario interno al Whitehall, che passa informazioni. E a un certo punto c'è questo dialogo. C'è una mela marcia, Jim, disse Controllo, e sta contaminando tutte le altre. Jim aveva ripreso il suo racconto. La voce gli si era indurita, come anche i modi. E continuò a parlare del processo di eliminazione. Quindi Controllo, Jim, anzi Controllo che sta parlando a Jim, Jim Prideaux, sta appunto continuando a parlare del processo di eliminazione, di come era risalito indietro nel tempo e aveva cercato e ricercato e c'era quasi arrivato. C'erano cinque possibilità, disse, cinque possibilità per trovare questa mela marcia, ossia la talpa. Non chiedermi come aveva fatto a tirarle fuori. È uno dei cinque caporioni, spiega, come le cinque dita di una mano. Mi aveva offerto da bere e ce ne stavamo seduti lì come due scolaretti a mettere insieme un codice, lui e io. Usammo la filastrocca del Tinker Tailor. Allora, nella nota c'è scritto che Tinker Tailor, Soldier, Sailor, Richman, Poorman, Baggerman, Thief. Filastrocca adoperata dai bambini inglesi per dividere bottoni, conchiglie e palline di vetro e per sfogliare le margherite. E Tinker, Tailor, Soldier, Sailor è il titolo del romanzo originale. Quindi il titolo della filastrocca è il titolo del romanzo originale, che non è la talpa. Ce ne stemmo lì buoni a metterle insieme, bevendo quella porcata di sherry di cipro che lui offriva sempre. Se non fosse riuscito a venire fuori, se sorgevano intoppi. Dopo che avevo incontrato Stevcek, se dovevo andare sottoterra, dovevo fargli arrivare quella parola anche a costo di andare fino a Praga a scriverla col gesso sulla porta dell'ambasciata o di telefonare al residente di Praga e urlargliela nel telefono. Tinker, Tailor, Soldier, Sailor. Alleline era Tinker, calderaio. Haydon era Tailor, sarto. Qui sta dicendo i nomi degli agenti. Sospettati, dei funzionari sospettati. Bland era soldier, soldato, e Toby Esterhazy era poorman, povero. Lasciamo da parte Sailor, marinaio, perché faceva rima con Taylor. Tu eri beggarman, mendicante, davvero? Tu è George Smiley, il grande protagonista di tutti i romanzi di spionaggio di Jean Le Carré. Davvero? E tu, Jim, come la prendesti questa teoria di controllo? Che te ne parve dell'idea, tutto sommato? Ecco, qui è importante, qui arriva il punto. Una cretinata, una fessata bella e buona. Perché? Una cretinata, ripeté col tono di un militare caparbio. Pensaci un po', una talpa, una pazzia. Ma ci credesti? No, Cristo Dio, perché vuoi? Perché no? Ragionandoci sopra. Avevamo sempre accettato l'idea che prima o poi sarebbe successo. Eravamo sempre prevenuti gli uni contro gli altri, stavamo in guardia. Avevamo rivoltato parecchi membri di altre organizzazioni, russi, polacchi, cechi, francesi e anche qualche americano. Cosa hanno di speciale, così all'improvviso, gli inglesi? Sentendo poi l'ostilità di Jim, aprì lo sportello e lasciò andare l'aria fredda. Facciamo due passi? Non c'è senso a starsene rinchiusi qua dentro quando possiamo fare un giretto. Quindi a pagina 282 su 364 pagine salta fuori questo punto, e cioè che c'è una talpa all'interno del servizio segreto e questo viene considerata una pazzia, una follia, qualcuno che possa tradire il proprio paese, Sua Maestà. È considerata una pazzia, però effettivamente, dice Smiley a Controllo, effettivamente negli altri paesi succede in continuazione.
Allora, che cosa hanno di speciale gli inglesi? Quindi anche questa narrazione, anche la talpa, in fondo si regge tutta su questo principio fondamentale, che in fondo a noi pare anche esile, e cioè che gli inglesi non possono fare questo genere di azioni, non possono essere codardi, non può esistere un qualcuno che tradisca il proprio paese proprio per il nemico, quindi fingendo di credere in valori a cui non crede affatto ed è pronto a vendere il proprio paese per il nemico, perché è dalla parte del nemico, e questo naturalmente genera sconcerto, orrore, proprio perché si parla di inglesi, come quindi così come nel Signore delle Mosche i ragazzini inglesi, anche se giovani, avrebbero dovuto, da loro ci si sarebbe aspettato fossero in grado di creare un governo illuminato, allo stesso modo nella talpa è impossibile l'idea che nei servizi segreti britannici possa esserci qualcuno dalla parte del comunismo, dalla parte di quella no, di tutto ciò per cui si lotta e contro. E quindi c'è questo concetto forte dell'inglesità. E l'inglesità ha creato tanti pregi, come per esempio ha dato i natali a Ken Follett, ha dato i natali a tanti personaggi importanti e bravi, però ha creato anche questa idea di inglesità, cioè di essere speciali, superiori, ha creato anche qualche problema, ad esempio l'apartheid di cui ci parla ad esempio George Orwell nei giorni in Birmania, non il miglior libro di George Orwell, ma a me piace comunque molto. E un'altra forma di supposta superiorità è la Brexit. La Brexit nasce proprio da questa idea di inglesità, no? Del fatto che gli inglesi certe cose non le fanno, salvo poi venire fuori che certe cose invece gli inglesi le fanno esattamente come gli altri, solo magari le fanno in modo più con classe. Con un maggior quantitativo di classe, però siamo sempre lì. Ecco, quindi questo è la cosa più rilevante che avevo da dire circa La talpa di John le Carré. John le Carré è un autore gigantesco. Secondo me molto rappresentativo di un certo modo di intendere la letteratura novecentesco, e io lo avvicinerei anche a Kafka, a Hemingway, per la sua capacità di disorientare il lettore, di creare una cortina fumogena nella quale comunque il lettore si immerge e si perde piacevolmente e come eretito. Quindi assolutamente un grandissimo scrittore che meriterebbe molto più approfondimento. Comunque, John le Carré, La talpa.